Amici sportivi di Teleidea, buonasera da Pietro Fanti e da Moriano Michele della regia e benvenuti a Real Forte Querceta Pianese, nona giornata di Serie D Girone. Le squadre sono entrate in campo, oggi come vedete piove e quindi questo sarà danno proprio dei giocatori e anche della palla, della traiettoria del pallone, quindi sarà una partita un po' diciamo strana per le azioni o per quello che si vedrà in campo. Bello il passaggio per Biagini, ci prova con il destro e cicca completamente il pallone che termina in fallo laterale dalla parte opposta. Lo stop del numero 2, cross nel mezzo di Catanese, di testa Buongiorno addosso praticamente a un difensore della Real Forte Querceta. Poi c'è stata la bella parata del portiere Puccini, ha proprio il numero 11, taglia in mezzo anche Selimi che quindi si allontana di testa, va proprio il numero 7 Benedetti, c'è la parata meravigliosa di Puccini che salva il risultato almeno per il momento. Simeoni centrale verso Catanese, ancora Simeoni dalla parte di qua, c'è Benedetti che carica il sinistro, il pallone scivola e ancora una volta si tuffa Puccini mandando il pallone ancora una volta per l'appunto in calcio d'angolo. Simeoni carica il sinistro, stoppato proprio dallo stesso Simeoni, indietro poi Bianchi con il destro, parata di Puccini completamente solo, allarga verso Bianchi che stoppa il pallone, effettua il traversone, salta di testa Benedetti e c'è uno splendido gol di incornata dell'aeroplanino Lorenzo Benedetti che al 25esimo del primo tempo sblocca il risultato. Real Forte Querceta 0 Pianese 1. Gioca di suola, torna indietro Biagini, dalla parte opposta sarebbe Materazzi, va proprio Biagini però con una conclusione mancina che termina di molto alta sopra la traversa. Tocco verso Rinaldini che ora è completamente solo, la butta nel mezzo sul secondo palo dove salta Bernardini e secondo calcio d'angolo per la Real Forte Querceta. Qui ci ha messo veramente una pezza Gino Bernardini. Al centro dell'area salta qui il numero 5 Romiti, poi con i pugni Wroblewski, Rinaldini con il sinistro è deviato e ancora una volta fuori, ma il pallone ce l'ha ancora la Real Forte Querceta, sempre Biagini, ancora una volta un colpo di testa e salvataggio di Bernardini per la seconda volta consecutiva praticamente sulla riga. Il numero 9 Falchini la ributta ancora una volta nel mezzo, ci prova alla Zidane Bertoni. Con il destro mette in moto Selimi, ancora una volta scatto a perdifiato di Bianchi, a cui arriva palla in questo momento, di testa Anichini, poi Benedetti con il sinistro, è un gol straordinario di Giacomo Benedetti e il Nigno di Biancastagnaio, secondo gol consecutivo, veramente un gol bellissimo. Pallone esce poi e arriva a Bianchi, stop di Catanese al centro dell'area, se la porta poi esternamente, riesce comunque a rimetterla nel mezzo, cicca la sfera Benedetti, ma c'è il rigore per la Pianese. Partito proprio Benedetti, parata di Puccini, incredibile! E poi vediamo se il pallone finisce in calcio d'angolo. Allora la Real Forte Querceta è già dalla parte opposta del campo. Prova il numero Rinaldini e la conclusione a girare sul secondo palo. Ancora una volta troppo alta. Può partire il contropiede bianco-nero con Bianchi che allarga su Benedetti. Un po' troppo lento Lazzarini. Allora ancora Benedetti, lo salta Benedetti con il sinistro, riesce in qualche modo a parare Puccini, alla fine c'è fallo, ancora un'occasione sfumata. Giustarini, ruleta e è un passaggio per Daniele Buongiorno che segna il gol del 3-0 su uno svarione difensivo della Real Forte Querceta. Quarto gol in campionato per Daniele Mike Buongiorno. Sempre Rinaldini, questa volta morbido di testa Falchini e poi Amico al volo, 56 metri alla sinistra di Wroblewski.
è partito Giustarini che alza la testa e vede dalla parte opposta a Ravanelli, ci sarebbe ancora una volta Acatullo tutto solo nel mezzo, viene servito ora da Ravanelli, Acatullo segna il gol del 4-0. Allora non ha segnato Acatullo ma Di Leo, pregevole però l'assist di Ravanelli. E allora ancora una volta Real Forte Querceta 0, Pianese 4. Fischietto in bocca e Real Forte Querceta finisce con il risultato di 0-4 per la Pianese. Mister Masi, seconda vittoria consecutiva per la Pianese, secondo 4-0 consecutivo. Ma è al di là del risultato, che a volte è frutto anche di circostanze, però mi è piaciuta la voglia di andare a prendere il risultato, la maturità, anche la personalità, perché a un certo punto abbiamo dovuto, loro erano ripartiti forte, gli abbiamo rallentato il gioco, abbiamo dettato il ritmo noi. Mi è piaciuto questo, ecco, perché la partita l'avevamo preparata per venire a cercare di fare il risultato, ma poi gli interpreti sono i ragazzi l'hanno interpretata nella miglior maniera possibile. Questo ci deve far aver voglia, almeno a me mi fa aver voglia di lavorare di più, perché abbiamo ancora dei margini di miglioramento e abbiamo voglia di far bene. Il match non è mai stato in discussione praticamente, perché 2-0 nel primo tempo e 2-0 nel secondo, anche se comunque nei minuti finali. E per l'appunto volevo chiedergli, ricollegandomi alla risposta, agli ultimi battuti della sua risposta, che margini di miglioramento ha ancora questa Pianese? Ma è ancora qualcosa da mettere a posto abbiamo, ma poi abbiamo tanti giovani, i giovani devono migliorare e spero che migliorino come stanno facendo, perché quando entrano danno sempre un contributo importante, quelli che stanno giocando stanno dando un contributo importante. Bisogna migliorare nell'essere un pochino, come gli dico ai ragazzi, un pochino ambiziosi. Cioè, ambiziosi non vuol dire essere presuntuosi, ma aver voglia di far bene. Bene poi quanto sarà, quantificarlo ancora non siamo capaci, però noi bisogna andare a cercare il meglio che è nelle nostre possibilità. È una Pianese dove tutti sono importanti e dove francamente non esistono seconde linee. No, è chiaro che qualcuno è un pochino più sacrificato, ma io credo che sia momentaneo, perché non siamo ancora entrati nel vivo del campionato, non siamo ancora entrati nelle squalifiche, quindi c'è tanto ancora da fare, la strada è lunga e mi piace la partecipazione che c'è da parte di tutti. Grazie mister.